Congresso regionale della CISL FP Marche, il segretario generale Luca Talevi. Tra i temi caldi ovviamente c'è l'emergenza pandemica, la situazione sanitaria nelle Marche, quali le richieste anche alla regione, la presenta anche l'assessore Saltamartini. Ecco, abbiamo spiegato e detto all'assessore regionale Saltamartini che ha preso contezza delle nostre istanze, necessitano assunzioni, necessita di dare riposi ai lavoratori stremati, penso agli infermieri, penso agli OSS, penso ai tecnici di laboratorio, letteralmente stremati da 22 mesi di Covid. È necessario sbloccare le ferie, è necessario dare riposi, è necessario garantire una vita dignitosa a questi operatori. Ecco perché chiediamo lo sblocco e lo scorrimento della graduatoria per infermieri, ecco perché chiediamo incentivi Covid per i lavoratori, ecco perché chiediamo condizioni lavorative dignitose per chi garantisce da quasi 2 anni servizi emergenziali, non solo a coloro impegnati nell'emergenza Covid, ma anche a tutti gli altri pazienti, perché non scordiamoci che anche durante l'emergenza Covid le altre patologie mediche non vanno certo in ferie, ma rimangono e necessitano di risposte che tra l'altro talvolta non si trovano. Per quanto riguarda gli enti pubblici, ci sono diversi contagi, molti uffici senza personale, ovviamente ricorso allo smart working è necessario in questa fase, oppure quali soluzioni? No, è fondamentale, dobbiamo ritornare assolutamente, finché vi è lo stato di emergenza, a garantire servizi anche con lo smart working, che lo ricordo sempre, non è uno strumento di welfare, non è uno strumento emergenziale da utilizzare solo nelle situazioni di lockdown, ma è uno strumento fondamentale e importante di organizzazione del lavoro per coniugare la vita dei lavoratori con le esigenze dei cittadini.